Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1539esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora ragazzi, devo dirvi una cosettina. Innanzitutto guardiamo che non arrivi nessuno. Probabilmente devo... Abbiate un attimo di pazienza, perché non ci portiamo via tutto. Ok, scusate l'interruzione, siamo già tornati. Allora, ho registrato due puntate prima di questa. Che non avete visto, ovviamente. Una siamo andati a scaricare su, l'altra tornavamo giù. Cosa? Perché le ho cancellate? Perché non avete mai viste? Allora, essenzialmente le ho registrate. Diciamo, c'era buio, una mezzanotte. Quindi, non c'era di webcam. Io ero stanco. E in più Windows mi stava facendo gli aggiornamenti, quindi veniva tutto laghicchiante. Non le ho ancora cancellate. Se poi le volete ve le posso ricaricare. Semmai. Vabbè, però non penso. Anzi, ci terrei a non caricarle. Tanto non vi preoccupate, per la strada non era successo assolutamente niente. Forse neanche avevamo fatto gasolio, non mi ricordo. Le cose che ho detto le ripeterò in questa puntata, cominciando dalla prima. Allora. Ho visto un video di un ragazzo che fa video, diciamo, reali sul camionismo, diciamo così, fa l'autista, si chiama Ale Lo Statale, magari alcuni di voi lo conosceranno. Io l'avevo scoperto un po' di tempo fa quando, incuriosito dal nome, mi aveva lasciato un commento chiedendomi delle informazioni. Incuriosito dal nome, ero andato a vedere, avevo scoperto che faceva video col camion e quindi io ho iniziato a seguirlo. Ora non so se mi segue più, se mi segui ti saluto. E in caso, insomma, se vi interessano quei generi di video di camion vero, potete andarlo a vedere che vi fa anche bene. E ho visto un suo video che diceva che praticamente la colpa degli autisti giovani è quella di non avere esperienza. Che tante volte si sente dire dagli autisti più anziani, no? Ai miei tempi si faceva così, ai miei tempi uno come te, ai miei tempi così. Effettivamente è vero, se ne sente spesso parlare di questa cosa qui. Io volevo dire la mia riguardo a questa cosa perché appunto riguardo le ultime, non so, 2 settimane abbiamo fatto video parlando di praticamente un sacco questi argomenti qua, che adesso a breve vorrei anche chiudere magari con questa settimana. Diciamo che io la vedo come un'evoluzione, diciamo così. Partendo dall'esempio che posso fare, adesso le stesse cose le ho già dette prima, quindi le dico adesso, però le ho già pensate, quindi mi risulta più facile, cioè prima l'altro giorno, quando voi non avete visto il video. Diciamo, l'esempio che avevo fatto è stato la differenza tra combattere una guerra, diciamo, con la spada e combatterle con, insomma, spada, arco, quelle cose lì che si usavano tanto tempo fa, e combattere con una pistola, dei fucili, insomma, quelle cose lì. Di sicuro, magari nel momento di transizione, gli spadaccini, non so come si chiamano, hanno il nome, ma non mi viene in mente. Quelli con la spada, vai, insomma. Quelli che combattevano con la spada, no? Andavano a dire a quelli con le pistole che non sapevano con la spada, dicevano, ma io con la spada, diciamo, questo, non so, se è successo così, sono passati 700-800 anni, non lo so. Però, insomma, la cosa è che la vedo un po' lo stesso, sono cambiati i tempi, sono cambiate le necessità delle aziende, di tutto il settore. E al momento diciamo che non è più fondamentale saper cambiare, fare la doppietta con il 690, portare il 48 con la pompa Bosch in salita a 90, che si beve un distributore e mezzo al litro al chilometro. Diciamo che le esigenze di adesso, mamma mia, le esigenze di adesso sono leggermente diverse. A un autista viene richiesta la professionalità che magari una volta assolutamente poteva essere, ma serviva, io non, niente da dire, da screditare alla vecchia guardia di autisti, Questo sia chiaro perché hanno portato avanti questo settore come adesso.
Però una volta magari serviva davvero sapersi arrangiare per la strada, mettersi a posto il camion, tutte queste cose qui che si sente sempre dire che oramai gli autisti, di nuova concezione, di nuova generazione di autisti non è capace a fare. Ma appunto perché gli autisti più nuovi sono più, come si dice, specializzati su altri tipi di cose. Basta pensare al fatto che già la scuola guida come ti impronta al lavoro è una cosa. Io lo sto facendo in questo momento. In più, diciamo che i camion sono tutti automatici. Oramai per comprare un camion manuale devi specificarlo, deve essere una specifica, un optional, se no sono tutti automatici. Sono abbastanza sicuro che perlomeno per il mercato europeo sia così. Scania è così sicuro, penso tutti gli altri siano così uguali. Non penso che il cambio automatico sia più un optional, anzi è il manuale. Come per Scania è così, sono sicuro, per gli altri non lo so, posso ipotizzare. Quindi il cambio è così, quindi la storia del cambio non sta né in cielo né in terra, più che l'autista deve saper cambiare col manuale. Bravo, sei capace a cambiare, niente da dire, eh. Per carità, niente da dire che sai cambiare col fuller o con chissà che cosa, però insomma non è più una cosa fondamentale. Poi sapersi aggiustare il camion, sfido chiunque degli autisti che ti dicono, ma se rimani a piedi cosa fai? Chiami l'assistenza? Sì, perché? Io anche lì, un autista di questi qui che dicono queste cose qui, magari sono autisti degli anni, cioè insomma avranno una sessantina d'anni, settantina, magari 70 sono già in pensione, non lo so, ma anche 50, no? La vedo difficile che riescano a mettere le mani su un mezzo di questo, un mezzo del genere, e riuscirlo a sistemare. Ok, per carità, ci sono sempre le solite cose che si possono sistemare, la meccanica rimane sempre, però risulta difficile cominciare cioè puoi cambiarci le gomme, puoi fare veramente pochissimo oramai su questi mezzi perché è tutto controllato elettronicamente, e se non sai l'assistenza, diciamo che sa dove mettere le mani. C'è pieno di sensori, pieno di centraline che uno non sa farci niente. Quindi non gli serve più l'autista sapersi rimboccare le maniche e mettersi a posto il camion da solo. Anche perché comunque adesso non vi dico ogni azienda, ma la maggior parte delle aziende che voi andate hanno comunque qualche sorta di convenzione con un soccorso stradale, con officine, con qualcosa del genere, che non c'è più motivo per l'autista di andare a mettere le mani sul camion, anche perché magari rischi di fare danni più gravi, e quello che poi va a costare di più sull'azienda, piuttosto che avere quell'uscita dello specializzato, va a ripercuotersi sul downtime, diciamo, sulla macchina ferma, che è quello che magari l'officina autorizzata ti fa in tot, in non so, un'ora, 2 ore di lavoro, facendoti pagare 200 euro, non so, 200-300 euro. Te ci stai lì 2-3 giorni, magari 2-3 giorni no, però stai lì mezza giornata o una giornata intera, in più i pezzi di ricambio e tutto quanto, non so cosa ti viene a costare di più, perché diciamo che la manodopera la paghi, ma la paghi anche per un motivo. Io sono di quest'idea qui, quindi secondo me, ora vorrei riprendermi un attimino. Quindi secondo me anche lì il fatto di aggiustarsi il camion non è più una cosa essenziale. E niente. Quindi secondo me al giorno d'oggi,
Per carità, se uno sa fare queste cose, tanto di cappello per lui, eh. Assolutamente, non dico che non serve a niente. Serve sempre queste cose qua. Però una volta che l'autista adesso sa guidare il camion in modo professionale, sa consumare poco, tratta bene il mezzo, usando tutti i vari accorgimenti, insomma, che allunga la vita del mezzo, penso che sia il meglio di così non possa fare. Che poi questo autista non sappia cambiare col fuller, non sappia cosa dove andare a mettere le mani per cambiare le pastiglie dei freni, poco importa, secondo me. Questo è come la vedo io. Ora scarichiamo, continuo, vediamo se andiamo avanti ancora un pelettino con questo camion, ragazzi, almeno ancora qualche giorno. Abbiate pazienza. Noi siamo a Düsseldorf. Allora, Parigi. Wow, mi piacerebbe andare a Parigi. Andiamo a Parigi. Andiamo a Parigi. Quindi abbiamo già ricaricato? Nope. No. Tocca rifare tutto. Vabbè. Riesco a fare una cosina. Meglio di no, perché poi mi porto via col culo quest'altro rimorchio di qua. Facciamo il giro tondo, casca al mondo qua. Comunque ragazzi, vi invito nel caso abbiate qualche, come si dice, abbiate da dirmi qualcosa, da parlarne, per argomentarne nei commenti, perché mi fa sempre piacere, sentire anche delle altre opinioni, invece che solo la mia. E niente. Appunto, io quello che dico, una volta che adesso l'autista sa fare il suo lavoro fatto bene, non fa dei danni, consuma poco, oramai si punta molto a quello, ha delle buone relazioni col cliente. Insomma, fa il suo lavoro in modo professionale, si può riassumere tutto. Se quello era peggio, questo è peggio ancora. Cioè, quello era male, questo è peggio. Vabbè, questo almeno è dal lato giusto, se ci mettiamo qua. Diciamo che un autista professionale è richiesto per il mercato, diciamo, no, mercato, per il lavoro di oggi da autista. Non vedo cosa succede di là. Non gli servono queste competenze qua. L'importante, una cosa che mi è sempre stata detta, ma che comunque, anche se nessuno me la viene mai a dire, ci arrivo lo stesso a capirla, è meglio fare una manovra di più che andare fuori a far danni, che scendere fuori a vedere che fare danni. Quindi, per esempio, noi siamo qui, no? Ora, per dire, dallo specchio, ho messo il manettino, sì. Dallo specchio non vediamo bene di preciso. Boh, noi cosa facciamo? Scendiamo, andiamo fuori, ok, ci siamo. Andiamo indietro, non abbiamo fatto danni. Ovviamente poi col tempo l'abitudine, l'occhio. Qui in realtà non mi sto accorgendo che se vedete è contro, non mi va indietro il camion. Qui c'è poco che si ci può fare, anche perché se non mi va indietro poi devo riprendermi. Non mi ricordo cosa stavo dicendo, va bene. Perfetto, carichiamo, carichiamo, bene, l'ha preso. Perfetto, abbiamo ricaricato per Parigi, mobili. Io direi che per questa puntata può essere tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Davvero, mi farebbe piacere se commentaste e mi diceste la vostra. Da Dan è tutto, ciao a tutti.